Buongiorno a tutti che siete collegati, benvenuti in questa nuova puntata di Protagonisti e Territori insieme oltre la crisi, il nuovo format ideato da Artes. E stiamo per cominciare una nuova puntata con l'associazione Startup Turismo, di cui Artes è partner, che ci racconterà storie di innovazione, collaborazione e relazione. E per questa puntata abbiamo la nostra moderatrice Elena. Elena è la delegata territoriale Lombardia dell'associazione Startup Turismo che ha delegati nelle varie regioni. E inoltre è anche presidentessa di Elesta Travel che è anch'essa associata a Startup Turismo. Quindi passo la parola a Elena che vi presenterà i suoi ospiti e vi ricordo che se volete intervenire o fare domande dovete utilizzare il pulsante che c'è nella piattaforma Bitesp dalla quale voi avete fatto l'accesso. Quindi non alzate manine, non inviate messaggi qui su Zoom perché noi non possiamo interagire. Inviate le vostre domande e poi sarà nostra cura sottoporle ai nostri relatori. E buona trasmissione a tutti. Buonasera a tutti, grazie Rita e grazie Artes per questa possibilità che ci date di presentare un po' le nostre realtà ad un pubblico più ampio. Io sono Elena Sisti e rappresento oggi l'associazione Startup Turismo, che è un'associazione fondata nel 2013 che ha l'idea di riunire tutte quelle che sono le aziende che nascono e che hanno l'ambizione di essere startup in ambito turistico. Un'associazione che fa soprattutto, come in queste occasioni, un grosso sforzo a livello di network, che ha portato tra molti di noi tante possibilità di collaborare, tante possibilità di evolvere. Oggi ho l'occasione di presentarvi Giulia Trombini e Giacomo Viola. Sono due start-upper che conosco da tempo, tra due delle aziende che sono Gastronomic Trekking e Sherwood, e vi racconteranno un po' della loro esperienza. E poi ci confronteremo su quelle che sono le possibilità del fare network, delle relazioni, e quali sono le innovazioni che abbiamo fatto? Lascio la parola prima a Giulia di Sherwood, che ci racconta un po' qual è la sua realtà. Grazie, Giulia. Grazie mille Elena e benvenuti a tutti. Allora, io sono Giulia, sono co-founder e CEO di Sherwood. Chi è Sherwood? Sherwood è una startup nata nel 2015 che ha come obiettivo quello di agevolare la ricerca e prenotazione di viaggi esperienziali outdoor. Siamo nati con una piattaforma che aggrega tutte quelle che sono le offerte esperienziali outdoor su un dato territorio. Parlando di offerte, io parlo di tipologie di prodotto che abbiamo, che è il mondo del noleggio di attrezzatura sportiva outdoor, quindi sci, biciclette, surf, canoe, ciascole, il mondo delle esperienze giornaliere, quindi servizi singoli che erogano gli stessi, diciamo, organizzatori, gli stessi noleggiatori, piuttosto che le nostre guide escursionistiche, e sono esperienze Allora, il legate anche a tuo questo. audio non si sente benissimo. Ah, perdonatemi. Stavo per controllare se ero solo io. Ok. Mi sentite meglio? Ho provato. Ok, ottimo. Stavo dicendo, le esperienze giornaliere, sempre outdoor, quindi tutto il mondo dei tour in bicicletta, lezioni, corsi di sci, snowboard, surf, attività di trekking, canyoning e veri e propri viaggi avventura che noi andiamo ad organizzare sia in Italia che in 42 nazioni di tutto il mondo, che hanno appunto come main focus il mondo delle esperienze natura e sport, una forte attenzione
attenzione alla componente sostenibile e naturalistica e il contatto con le culture e le tradizioni del luogo, proprio perché il nostro primo interesse è quello di garantire la massima avventura, ma anche sostenibilità e autenticità ai nostri viaggiatori e avventure traveler. Non so quanto tempo ho, mi sembra di aver detto più o meno tutto, ci sarà l'occasione, diciamo, in questo panel di raccontarvi più nel dettaglio che cosa abbiamo fatto in questo periodo di emergenza, dove in realtà per noi è stata quasi anche un'opportunità, perché rivolgendoci a una nicchia molto specifica e verticale, che è il mondo degli adventure traveler e outdoor enthusiast, quindi tutti coloro che sono appassionati proprio di questi esperienze diverse nella natura, abbiamo avuto l'opportunità in realtà di crescere e tenere botta e in questa situazione, proprio perché è anche un'alternativa al turismo di massa tradizionale, andando in particolare a toccare delle destinazioni che sono fuori dalle rotte turistiche tradizionali, piccoli borghi, location uniche e autentiche che permettono, che hanno permesso in questi mesi anche di distanziamento sociale, ovviamente imposto di mercato. Grazie. Giulia, poi ti farò domande riguardo a tutto quello che avete fatto e in particolare è molto interessante secondo me l'innovazione della piattaforma che avete iniziato, però adesso vorrei confrontarmi con Giacomo che parte invece da un'altra regione. Una delle cose che tendo a sottolineare è che, pur essendo rappresentante della Lombardia, andando in giro per fiere, che è una delle cose che facciamo insieme a Startup, l'associazione Turismo Startup, siamo in grado poi di conoscerci e di approfondire l'interesse per prodotti e servizi in realtà in tutt'altre parti. Giacomo ci parla da un posto stupendo e dopo un'avventura che spero ci racconterà personale, ha deciso anche lui di tornare a casa, tra virgolette, e sfruttare una delle ricchezze del proprio territorio per lanciare Gastronomic Trekking. Giacomo, a te la parola. Grazie Elena e buonasera a tutti. Hai ragione quando dici torni nel luogo di origine, poi, perché poi la Costa d'Amalfi, il luogo di cui stiamo parlando, il luogo nel quale poi si è sviluppata all'inizio questa attività, è stato il luogo nel quale io sono tornato dopo anni nel quale ho studiato a Milano e ho lavorato, ho studiato a Milano e ho provato in qualche modo, attraverso una tesi di dottorato, a tirare fuori quali potessero essere i coinvolgimenti delle comunità locali impegnate nell'ospitare turisti, nell'ospitare viaggiatori, e il coinvolgimento insieme ai turisti e ai viaggiatori nell'offrire delle esperienze gastronomiche. Dall'allora tesi di dottorato venne fuori un'organizzazione che tutt'oggi esiste e che supporta l'attività di cui andremo a parlare, che si chiama l'organizzazione si chiama Metafarm, è proprio l'obiettivo di mettere in connessione le comunità locali con i viaggiatori. Il territorio della Costa d'Amalfi si predisponeva benissimo, almeno fino al 2019, fino a che non tutti noi siamo stati piombati in questa sorta di baratro che tuttora viviamo, che è rappresentato dal virus. Ma il terreno nell'allora 2016 era un terreno sotto certi aspetti fertile per poter intraprendere un'attività che all'interno di questa organizzazione di Metafarm abbiamo dato un nome, si è chiamata Gastronomic Trekking per i successivi 3 anni fino al 2019, ma anche in questo anno, poi magari discuteremo dopo di che cosa è successo questo anno, fino al 2019 ha operato in crescendo, coinvolgendo i viaggiatori in attività legate alla ruralità, al territorio, alla scoperta della produzione gastronomica locale, prima di tutto del territorio della Costa d'Amalfi, in connessione con i contadini, con gli chef, con i trasformatori,
per realizzare delle esperienze gastronomiche a 360 gradi che potessero continuare nella cucina, potessero diventare esperienze di cooking, potessero diventare delle esperienze di degustazione vera e proprio, il tutto raccontato in un vissuto più che raccontato, che poi l'idea è quella, è stata sin dal primo momento quella di coinvolgerli a 360 gradi e quindi 5 ore di esperienza che culminano in una social experience. Oggi parlare di social quando in tempi in cui si parla di distanziamento sociale fa paura, ma noi continuiamo a credere che sia quella la strada e che prima o poi usciremo da questo tunnel e che potremmo dare delle ulteriori risposte a questa dimensione nuova del turismo che in qualche modo prova a coinvolgere in maniera diversa i viaggiatori, prova a non considerarli più turisti, ma a considerarli delle persone che possono far parte di una comunità locale, anche se per poco tempo, ma per una comunità locale, di una comunità locale che vive e che non è solamente la rappresentazione di un territorio. La Costa d'Amalfi in primis rischia come molti altri territori in Italia e nel mondo, rischiano di essere solo delle belle cartoline, ma che poi rischiano di vedere deteriorate quella che è la biodiversità, prima di tutto legata alle specie spontanee, alle specie vegetali, alle specie animali, ma anche ad una biodiversità delle comunità che non praticano più l'agricoltura, che non praticano più l'allevamento, che in qualche modo sono al servizio di un turismo che fino al 2019 era sotto un po', viaggiava un po' sotto il cappello del cosiddetto overtourism. E mi fermo qui perché penso che abbiamo modo di indagare ulteriori aspetti del nostro lavoro e non so se dimmi tu Elena come procediamo. Ma guarda Giacomo, in realtà nel sentir parlare te mi dà lo spunto, no? per le prossime considerazioni. Spesso quando parliamo di innovazione parliamo sempre di, o pensiamo automaticamente ad un'innovazione che è tecnologica. Le vostre in realtà sono un po' innovazioni di prodotto, no? Un tentativo di guardare a un modo di fare le cose che sì usa la tecnologia, ma in realtà è molto più profondo. Avete voglia di raccontarci un po' a quelle che avete pensato prima, quindi come innovazione e come questo periodo vi ha obbligato, stimolato, in qualche modo portato a pensarne di nuove, da soli o con qualcuno, insomma. In che modo la parola innovazione l'avete fatta vostra? E poi Rita, se vogliamo, dopo questo primo giro di domande, magari c'è anche qualche domanda dal pubblico che vogliono fare. Io intanto Giacomo e Giulia vi chiedo, innovazione pre e durante Covid? E magari qualche sprazzo di futuro, cosa pensate dopo? Giacomo, va bene se riparto da Giulia? Certo. Allora, assolutamente sono d'accordo con te, nel senso che la tecnologia è ovviamente un mezzo, per noi, per Sherwood è un asset, perché è lo strumento che mettiamo a disposizione sia per quanto riguarda la parte di offerta, quindi a tutti i nostri provider, quindi chi eroga il servizio utilizzano il nostro strumento tecnologico per digitalizzare e ottimizzare la loro attività risparmiando tempo e denaro, e ovviamente il viaggiatore per semplificare, diciamo, la fase di ricerca e di acquisto. Ma la tecnologia per noi non è mai stato il nostro punto di arrivo. Quello che noi intendiamo come innovazione ed è il nostro, diciamo, focus pone le sue basi in realtà nelle relazioni, nella forza della community, in un nuovo approccio nel raccontare il territorio, raccontare i partner coinvolti. Non li chiamo mai fornitori, ma li chiamo sempre partner, proprio perché quello che noi facciamo è un lavoro di co-creazione del contenuto. Questo spirito che ha sempre contraddistinto Sherwood si
si è rivelato anche una chiave strategica, per esempio, per far fronte a questa emergenza sanitaria. In primo luogo, quello che noi abbiamo sempre fatto fin dall'inizio della pandemia è stato pensare innanzitutto ad azioni di lungo periodo, quindi non andare in affanno a cercare di fare attività per svenarci, cercare a tutti i costi, diciamo, di fatturare qualcosa in quei mesi, ma ipotizzare sempre azioni strategiche di lungo periodo. Il risultato di questo è stato il lancio di un progetto che si chiama Viaggi in Musica, ed è un progetto che ha proprio l'obiettivo di raccontare la destinazione sotto un altro cappello, con un altro tipo di storytelling. Innanzitutto siamo partiti dal voler unire due settori che sono molto distanti, che è quello della musica e quello del turismo, ma che in realtà in questo esatto contesto sono stati forse quelli ad essere più toccati dall'emergenza sanitaria. Perché l'associazione di questi settori è stata così limpida? Innanzitutto perché la musica è una passione, e la musica è una passione che ricorre sempre all'interno dei nostri viaggi. Immaginiamoci le colonne sonore dei nostri viaggi, piuttosto che la canzone che ti ricorda un'occasione speciale o un luogo speciale vissuto all'interno delle nostre esperienze. Allora abbiamo iniziato a riflettere, a ragionare su tutte quelle specificità italiane che avevano l'esigenza, la necessità di dover essere raccontate, ma raccontate in un modo che poteva andare a raggiungere anche nuovi gruppi di viaggiatori, magari i più giovani, piuttosto che gruppi di viaggiatori che probabilmente avrebbero sempre scelto destinazioni tradizionali o un determinato tipo di turismo tradizionale, ma grazie ad un nuovo storytelling aveva l'opportunità di avvicinarsi ad un tipo di turismo esperienziale. Allora, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo dato vita a questo progetto che ha due anime: da un lato i viaggi in musica, per cui per ogni nota abbiamo assegnato un'emozione e una caratteristica del pacchetto di viaggio stesso, quindi ci sono esperienze in musica che per esempio per la nota fa ricoprono tutto quello che è il mondo dell'ecomusica, quindi esperienze bellissime per esempio in Val di Sole, dove si va a scoprire un centro che si chiama Erbe Vive, in cui addirittura coltivano le erbe facendole crescere sulle note delle musiche di Mozart e Vivaldi. Quindi per il viaggiatore è veramente un'esperienza che racconta la destinazione guardandola da un'altra prospettiva. L'altra anima del progetto invece riguarda i viaggi con gli artisti. Sherwood è già da un annetto e mezzo che dà la possibilità a celebrities, talent, influencer di partire con le proprie community. Questa partenza con le proprie community è motivata dal fatto che queste celebrities, che regolarmente vengono pagate per fare attività di marketing, in realtà sposano i valori di Sherwood e si innamorano dell'idea di poter, attraverso una passione comune che è quella del viaggio, di poter partire con le loro community, quindi abbattere quella classica, diciamo, distanza che lo schermo dei social procura alle relazioni personali. Abbiamo replicato questo stesso modello al progetto Viaggi in Musica, dando la possibilità ad artisti anche molto noti a livello internazionale, come per esempio Saturnino, bassista di Jovanotti, o Christian Mayer, batterista di Elio e le Storie Tese, di organizzare dei viaggi a tema musicale, che possono essere sia workshop che delle vere e proprie esperienze molto particolari in location uniche e straordinarie con le proprie community. Questo ovviamente ha avuto un effetto bellissimo, perché è vero, per esempio, i viaggi artisti non siamo riusciti a farli partire ad ottobre come da programma a causa di questa nuova ondata, ma ha generato senza dubbio un interesse non solo verso Sherwood come azienda, ma verso le culture che andiamo a promuovere, le culture musicali, la pizzica, la taranta, piuttosto che appunto l'esempio delle
ecomusica sotto la nota FA, quindi la valorizzazione di un territorio, e soprattutto dato agli artisti uno strumento per continuare a rimanere ingaggiati, a mantenere ingaggiate e vicine le loro community. Quindi questa è sicuramente un'azione di lungo periodo che ci coinvolgerà anche in tutto il 2021 con l'organizzazione appunto di questo calendario di viaggi con gli artisti e il coinvolgimento dei territori che possono utilizzare proprio questo strumento per fare delle attività mirate di destination marketing attraverso appunto l'artista che diventa ambassador del territorio e dell'esperienza stessa. Quindi insomma innovazioni fatte oggi che in realtà guardano già ad un domani, giusto Giulia? Assolutamente, assolutamente. Giacomo, ovviamente anche voi il turismo enogastronomico è sospeso al momento, ma io dico sempre che food is the perfect excuse to travel in qualche modo, no? Cosa, la scusa perfetta per decidere di viaggiare. Voi cosa avete fatto in questo periodo? Che cosa, come cominciate a programmare per il futuro? Ah, guarda Elena, quando parli di innovazione tocchi proprio un punto nevralgico, tocchi una parolina così stimolante, almeno per me, per le persone che lavorano insieme a me, che pensa che quando nacque Gastronomic Tracking nacque sotto l'insegna della parolina innovazione, in particolare innovazione sociale e innovazione rurale, con il presupposto che ogni tradizione, ogni buona tradizione è stata originariamente innovazione. E quindi questa idea che non ci abbandona mai ci ha portato ad utilizzare il turismo esperienziale come strumento fondamentale per portare avanti questa rottura, diciamo così, questa rottura che potesse attrarre un nuovo pubblico, e sicuramente l'idea che questo turismo esperienziale fosse in qualche modo educativo, che proponesse, che portasse educazione, e che quindi noi non abbiamo mai smesso di pensare che questo turismo fosse fatto insieme alla gente, quindi con le persone e non per le persone. Questa è una cosa che ci accompagna sin dagli inizi, insieme comunque ad altri valori che sono quelli del salvaguardare ad esempio la biodiversità dei territori nei quali noi coinvolgiamo i nostri viaggiatori nelle nostre esperienze. Salvaguardare la biodiversità significa guardare anche alla più piccola formica che vive su quel territorio, che può essere speciale per turisti che in qualche modo sono alla ricerca di un viaggio che è all'insegna dell'incredibile, ma anche, soprattutto, come dicevo in precedenza, l'idea di lavorare sulle comunità. Per rispondere meglio alla tua domanda, quando mi chiedi che cosa è successo, come avete lavorato quando a un certo punto è arrivato il Covid, ecco, l'idea di comunità sulla quale noi sin dall'inizio lavoriamo per coinvolgere i turisti a quanto più possibile a stretto contatto con le comunità locali, in questa dimensione nella quale siamo stati un po' privati del viaggio, siamo stati un po' privati anche della possibilità di avere ospiti durante la stagione estiva, ne abbiamo avuti molto, ovviamente molti meno rispetto agli anni precedenti, abbiamo cominciato a lavorare in maniera un po' più incessante sul dare delle altre definizioni di comunità, perché poi se le analizziamo un po' nel dettaglio, comunità è un gruppo di persone che vive un territorio, che si incontra quotidianamente, e quindi quella potremmo definirla, pensando al grande Ezio Manzini, le comunità di scopo, ma esistono anche delle comunità di interesse, banalmente i gruppi WhatsApp possono essere delle comunità di interesse, di gruppi di persone che si riuniscono intorno ad un interesse. WhatsApp è diciamo il primo esempio di una comunità che si incontra anche nel virtuale. Poi tutta la dimensione delle video chat, delle video call, ci ha in qualche modo spronato ad andare avanti e a creare un ponte tra quelle che sono
le esperienze che si fanno sui territori e quelle che possono farsi virtualmente e banalmente anche tutto il fenomeno delle online experiences. Quindi una dimensione che possa far leva sul virtuale per creare delle condizioni di approccio nel momento in cui possa e sarà possibile incontrarsi nel reale, ma questa non solo come dimensione transitoria, io la vedo proprio una dimensione che potrà vivere anche dopo, perché il virtuale è una dimensione che ci tiene legati a quell'esperienza che abbiamo fatto su quel territorio, e se si vive la comunità sotto forma di rete, nel momento in cui torniamo sui nostri territori dopo un viaggio e siamo coinvolti in una rete che ci coinvolge continuamente e che vede dei protagonisti anche nei territori nostri d'origine, ecco allora che si crea una dimensione, io direi, internazionale, mondiale delle reti. E quindi questo è quella è la diciamo sono i fattori sui quali stiamo lavorando in questo momento, diciamo più lento dal punto di vista dell'ospitalità sui luoghi, ma che crediamo possa essere la vera forza per il futuro. Rita, sì, interessantissimi gli spunti di entrambi, direi. C'è qualche domanda che vuoi? Sì, a me ne sono tutti 3-3, però diamo un po' di spazio al pubblico. Abbiamo una domanda che in realtà è per te, perché Marta Silvestri di Smart Veneto chiede: volevo chiedere chi si può iscrivere come a startup. Io ho aperto un blog di promozione del turismo veneto e se può essere o meno utile per me. Quindi c'è qualcuno che vuole sapere come funziona l'associazione. E come parteciparvi o iscriversi. Quindi magari rispondi tu. Sì, velocemente, per tornare poi ai nostri ospiti, però vabbè, facciamo un piccolo spazio. È abbastanza semplice iscriversi all'associazione, potete mandare una mail direttamente sul sito, oppure in questo caso a me. Se vedete sul loro sito, sul nostro sito ci sono tutti i dettagli. Il costo è relativamente basso, credo di poterlo dire, sono su 200 euro più IVA l'anno, quindi una cosa agevole a tutti. Le condizioni sono, in primo luogo, diciamo che il servizio prevalente è quello di organizzazione di fiere. Poi in anni normali noi abbiamo anche tantissimi momenti di network tra di noi, dividi per settore, in modo che c'è tanta possibilità poi di confrontarsi su delle idee. Stiamo lentamente aggiungendo servizi relativi alla consulenza, all'affiancamento per avvicinarsi poi a esperienze, se volete, per chi vuole ingrandirsi e quindi essere in grado di preparare pitch, business plan, parlare con investitori in modo da trasformarsi un po'. Insomma, abbiamo tutta una rete di mentor che hanno già fatto alcune esperienze, le stanno facendo e le faranno, insomma, che si mettono a disposizione di tutti. Sia per un confronto veloce sia anche poi per approfondimenti. Diciamo è un'associazione relativamente giovane, molto in crescita, come potete immaginare, essendo tutti, passatemi il termine, start-upper, abbastanza dinamica e veloce, quindi sempre aperta a nuovi stimoli. Quindi assolutamente sì, il sito è disponibile, lì ci sono un po' tutti gli altri esempi. Consiglio di considerare e di fare un po' una sorta di guardarsi tutte le realtà già presenti per vederne sia la diversità che comunque le possibilità che vengono offerte a tutti. Assolutamente sì, aperta a blog. Me ne vengono in mente 3 da nominare, non so se posso, però assolutamente sì. Grazie Elena, invece c'è un'altra domanda per Giacomo. Allora, da Carmine Lausi, la cucina campana, che chiede: prevedete di organizzare esperienze enogastronomiche anche in altre zone della Campania, oltre alla costiera amalfitana? Vai Giacomo. Sì, in realtà era non ne ho parlato per brevità del discorso, ma questa dimensione del gastronomic trekking che nasce in Costa d'Amalfi è una dimensione che già si è allargata, già ha visto numerosi ospiti in altre location. In particolare abbiamo sviluppato delle esperienze
sull'altro versante della costa, che è il versante della costa sorrentina, ma anche nel Parco dell'Appia Antica a Roma, dove abbiamo coinvolto gli ospiti in esperienze totalmente diverse, che hanno visto territori e comunità diverse come protagonisti. Pensate, faccio l'esempio del Parco dell'Appia Antica a Roma, che nel Parco dell'Appia Antica a Roma coinvolgiamo gli ospiti in esperienze a contatto con una ruralità che è anche archeologica, cioè nel senso che si va a raccogliere le erbe, si va dai produttori del caciofiore della campagna, faccio un esempio, il caciofiore della campagna romana, che è un formaggio antichissimo che si realizzava probabilmente già dai tempi di Columella, fatto con un caglio vegetale estratto dal cardo mariano, che è un'erba che cresce proprio in quei territori moltissimo. Ecco il legame fortissimo col territorio del coinvolgimento. Per rispondere bene alla domanda, noi siamo aperti all'allargamento di quello che è un network, perché su questi territori lavoriamo con altre persone che dispongono di location per poter realizzare, diciamo, tutta la parte gastronomica, ma anche di location che in qualche modo si prestino bene, come quella di cui vi ho fatto l'esempio, si prestino bene a coinvolgere i viaggiatori in esperienze indimenticabili. Quindi la risposta è sì. Noi non so se i contatti, vabbè, Gastronomic Trekking, possiamo lasciare i contatti. Elena, magari, non so, dimmi tu come. I contatti ci sono tutti, vero Rita, a disposizione sul sito dei nostri, i nomi delle nostre aziende sono tutte disponibili sul sito. Sì, allora nel programma degli eventi BITESP, quindi di queste trasmissioni, ci sono i riferimenti dei nomi, dei relatori e la relativa azienda, quindi poi facilmente facendo una ricerca o comunque andando anche sul sito di Startup Turismo si trovano tutti i referenti. Comunque ci sono nomi, cognomi e aziende indicate, quindi diciamo per chiunque voglia contattarvi è semplice trovare il vostro contatto. Al momento non ci sono altre domande dal pubblico, quindi Elena, se tu vuoi invece procedere con le tue domande, vai tu. Io riparto invece sempre nell'ambito dell'associazione turismo. Io una delle cose che noto sempre di più è che in realtà questo nostro servizio, se vuoi, da operatori del turismo, punta sempre il faro su quella che io ho sempre reputato una cosa fondamentale. Il turismo in realtà è un'economia di relazione, modifica soprattutto un viaggiatore curioso, è soprattutto alla ricerca di entrare in relazione, di scoprire, quindi sì, il luogo va benissimo, ma di scoprire chi lo abita, chi l'ha modificato e cos'è successo. In che modo le vostre relazioni possono essere raccontate o spiegate, e ancora di più, perché voi insistete molto sulla relazione all'interno della comunità, no? Però come trasportarla da fuori, come rendere, se volete, uno strumento più efficace di marketing per un paese come il nostro, che poi fa della relazione in realtà un modus vivendi. Giulia, Giacomo, su questo tema, relazione, comunità, quindi filtrata dalla tecnologia, ma sempre umana e molto forte, no? Come trasformiamo uno strumento di marketing molto convinti, ma sempre con l'obiettivo poi di andare a creare valore? Non so, parto io. Allora, sicuramente sì, diventa uno strumento di marketing, ma è uno strumento di marketing nel momento in cui la relazione è veramente messa al centro come un valore, perché altrimenti sono quelle attività di superficie che poi in realtà non danno l'effetto e i risultati attesi. Dal mio punto di vista, il fatto di puntare sulle relazioni e sulla forza della rete, oggi siamo nel momento storico giusto, perché questa
pandemia, diciamo, ha messo sicuramente di fronte ad una verità, che siamo tutti collegati e cambiando anche tutti quelli che sono i nostri cicli di vita, il nostro stile di vita, l'isolamento da smart working e quindi l'esigenza nel tempo libero di evadere, di ritrovare la socialità, secondo me può veramente essere l'opportunità per andare a lavorare anche su tutti quei territori interni che ad oggi probabilmente molto spesso sul piano turistico vengono conosciuti magari all'estero da turisti che fanno income in Italia, ma noi stessi non li conosciamo. Quindi secondo me l'opportunità che insieme si deve cogliere è quella di lavorare proprio sul turismo di prossimità, andando a creare, a ricreare quel collegamento tra la città metropolitana e i territori interni, satelliti intorno a queste città metropolitane, per rendere i cittadini in realtà dei turisti stessi, perché anche si è turista anche solo quando per poche ore si va a 80 km da casa, però col turismo esperienziale il turista può diventare cittadino, può beneficiare e vivere l'esperienza stessa della comunità locale. E lo sport di piattaforme come Sherwood deve fare è quello di dare, a parer nostro, tutti gli strumenti a quelle che sono le comunità locali, anche i travel designer in sé, per promuovere questi valori. Un'attività, un altro tipo di attività che abbiamo fatto proprio durante questa fase di emergenza è stata quella di lanciare la nostra Adventure Travel Academy, che ancora una volta è un percorso formativo che pone l'innovazione di processo stesso in quelli che sono gli abituali corsi di formazione turistici, perché diamo la possibilità a aspiranti travel designer, piuttosto che con grande, diciamo, sorpresa, anche operatori tradizionali del turismo, di partecipare a questa academy e non fare solamente tutto i corsi, diciamo, di marketing e di digitalizzazione di tutti quelli che sono i processi turistici, che ovviamente ad oggi c'è una forte richiesta, ma diamo la possibilità di crearsi direttamente in loco da uno dei nostri fornitori tour operator, IMC, e partner locali, per disegnare e creare il prodotto sul territorio. Quindi conoscere il territorio, saperlo raccontare e esporsi, diciamo, al mondo del lavoro con un prodotto di cui realmente si conosce, di cui si hanno contatti e competenze, che si è vissuto sulla propria pelle, e quindi avere anche un vantaggio rispetto ad altri professionisti del settore. Quindi questo è un esempio per tornare al fatto che appunto la relazione, la rete poi di questi travel designer che puntiamo a generare è fondamentale, ma diventa facile in cui si conoscono veramente i tessuti territoriali e si lavora gomito a gomito, cittadini, pubblica amministrazione, diciamo, e diciamo, l'ultima parte della filiera, quindi i reali provider di servizio che insieme creano, diciamo, valorizzano l'ecosistema stesso. Molto interessante, quindi anche formazione, che è un aspetto che ci eravamo dimenticati, no? Durante questo periodo. Assolutamente. Assolutamente, quindi innovare anche in questi termini. È una cosa che sembra, se volete, spesso viene sottovalutata quando si parla di competitività turistica. In realtà uno dei nostri punti deboli da un punto di vista paese è proprio la mancanza di formazione adeguata della gran parte dei nostri operatori, no? Giacomo, voi quando in qualche modo hai portato l'innovazione in questi termini, hai trovato difficoltà? E tornando appunto alla domanda che facevo prima, come usare la relazione, non in senso negativo, passami il termine, anzi, ma come strumento di marketing? Ricordiamoci che poi vendere altro non è che portare valore al territorio in cui si va, insomma. Io fatico un po' quando mi dicono, vabbè, ma che cosa fai? Il fatto che ci siano persone disposte a venire in Costiera Amalfitana e non fare solo il giro in barca, ma fare un'esperienza che valorizzi la biodiversità, per me è un'ottima cosa di per sé. In che modo l'avete fatto? Sì,
ti racconto un aneddoto. Una consuetudine che abbiamo noi di Gastronomy Trekking, ma che poi è diventata una regola, è quella di cominciare tutte le esperienze da un luogo energeticamente positivo, un luogo magico nel quale fermarsi, mettersi in cerchio e cominciare a conoscersi gli uni con gli altri. Vi assicuro che non è una cosa che i turisti si aspettano. Non se lo aspettano, nel senso che guardandoli in faccia, poi io spesso, ma anche i miei collaboratori, riveliamo questa cosa. Diciamo, beh, non vi aspettavate di fare una cosa del genere, probabilmente, visto che siete qui per cucinare e per mangiare. Ecco, questa idea di relazione che parte da questa conoscenza, poi magari a fianco hai una persona che vive non lontano dal tuo quartiere di New York e non lo sapevi, che culmina su una tavola alla fine imbandita da noi stessi, noi e loro ovviamente insieme, e nella quale poi si completa quella relazione che è passata attraverso relazioni fatte con le persone del luogo e che poi è una relazione che vivi con le persone, con i tuoi commensali, è un qualcosa che entra probabilmente nello strumento zero di marketing del turismo, che sono le recensioni. Entra così bene, ma entra così in maniera insostituibile, cioè non c'è recensione falsa che possa sostituire quella descrizione, quella dimensione di gioia vissuta dagli ospiti in quel modo, che ecco lo strumento di marketing. Lo strumento di marketing della relazione vissuta però in maniera quanto più spontanea possibile e quanto più intensamente possibile è per noi lo strumento che ancora oggi ci permette di autoalimentarsi e far sì che ecco la comunità, e di nuovo la comunità che crede nella comunità. Ti accorgi se una comunità è vera, cioè se quella comunità, come dicevo poco fa, quella comunità di interesse è nata e vive, o seppure era solamente magari altrove una banale esperienza di cucina. Ecco la grossa differenza, secondo me. Molto interessante questa cosa, no? Costruire relazioni vere per risparmiare in Google Ad, ma credendoci, però, e questa è la sostanza, altrimenti la gente poi si accorge che è una finzione. Dimmi Giulia, volevi aggiungere qualcosa? No, veramente sul racconto di Giacomo mi sono venuti un po' i brividi, perché mi sono ricordata dell'ultimo viaggio in Messico che ho fatto quest'inverno, dove ho partecipato alla cerimonia del Temazcal, che è una cerimonia tipica, diciamo, della tradizione maya, e in quel momento essenzialmente tu ti spogli alla relazione con il prossimo, alla relazione con una cultura diversa, ed è proprio poi questo arricchimento che può manifestarsi in diverse forme, da cerimonie così intense come il Temazcal, piuttosto che veramente un bel pranzo tipico con gente del luogo, che poi sono quelli che sono gli elementi che ti permettono di arricchirti, e arricchendoti, tornando a casa, sentendoti un pochino una persona migliore, secondo me questa la forza del turismo esperienziale, del turismo locale, del turismo autentico, in modo veramente spontaneo, senti il bisogno di volerlo raccontare agli altri per il semplice fatto perché sai che attraverso quella esperienza che ha fatto del bene per te può realmente contribuire a rendere un pochino migliore anche il mondo attraverso il tuo semplice racconto dell'esperienza vissuta, dell'incontro con il diverso, dell'emozione provata incontrando qualcuno con una storia differente della tua, una tradizione, una religione o banalmente un ambiente naturale diverso da quello che sei abituato a vivere. Quindi veramente le parole di Giacomo sono preziose, sono oro, perché è la giusta direzione su cui tutti coloro che fanno turismo esperienziale dovrebbero, insomma, guardare.
Sono sicura, Rita, che anche voi di Artes sentiate profondamente questo bisogno, questa cosa. Ci resta spazio per qualche domanda ancora? Sì, allora, domande dal pubblico non ne abbiamo, quindi se hai ancora tu qualcosa da, come dire, chiedere ai nostri ospiti per stimolare, come dire, il dibattito, abbiamo In realtà mancano 3 minuti, Rita, sì. Quindi se volete fare proprio una battuta di chiusura... Sì, un su piccolo, questo... come dire... Un piccolo commento, se volete, Giulia e Giacomo, vi chiedo un augurio un po' più ampio per come l'Italia, come paese, deve ripensare ad una promozione. Vi do pochissimi minuti a testa, uno slogan, che cosa vorreste che l'Italia facesse quando ripartiremo, che speriamo tutti sia molto presto. Giacomo, parti tu così. Io. Dai. Questa domanda era in attesa. Allora, parto io. Io lo slogan lo voglio lanciare in senso provocatorio. Allora, il lancio delle provocazioni. Il turismo di prossimità non esiste. Cominciamoci a dire che il turismo di prossimità non esiste. In che senso non esiste il turismo di prossimità? Esiste ovviamente in una limitazione così grossa come quella del coronavirus, nel quale proviamo a tenere in piedi delle economie che altrimenti rischierebbero di crollare, e insieme ad esse, quindi famiglie, tutta una serie di microeconomie fondamentali. Però potrei fare un'ulteriore provocazione. Il turismo non esiste. Il turismo non esiste è l'ulteriore provocazione per dire che l'innovazione la si fa non guardando al turismo, ma l'innovazione la si fa guardando a quei piccoli borghi, guardando a cos'è che manca in quei piccoli borghi affinché il turismo si possa realizzare, guardando al contrario, faccio l'esempio della Costa d'Amalfi, che è l'esempio a me più vicino, guardando a sistemi molto organizzati come quelli della Costa d'Amalfi, nei quali il livello di overtourism fa sì che si perda la biodiversità, si perdano le tradizioni, si perdano, e quindi problema uguale e contrario a quei borghi di cui parlavo in precedenza. Ecco, solo non guardando al turismo si può fare turismo nel XXI secolo e a maggior ragione dopo il Covid. Giulia, stimolo interessante, molto, a te la parola. Molto. Allora, io quello che direi, diciamo, all'Italia come sistema paese, poi a tutti coloro che hanno, diciamo, il potere per incidere realmente sul nostro settore, è quello di fare lo sforzo di cercare di collaborare tra i diversi attori coinvolti, nel senso che in questi mesi mi sono trovata veramente molte volte a partecipare a tavoli di lavoro dove si proponeva di creare piattaforme che aggregano, creare servizi di marketing diffuso, quando in realtà, guardando semplicemente all'interno della nostra amata associazione Startup Turismo, tante di queste soluzioni ci sono già, funzionano già, quindi la call to action che io vorrei dare è proprio quella di ricercare all'interno di chi fa innovazione tutti i giorni quelle che possono essere le soluzioni diffuse da applicare ai singoli territori o da utilizzare co-creando dei progetti insieme. Quindi non è necessario, diciamo, inventarsi la ruota per certi versi, perché in alcuni casi la ruota è già stata inventata, quindi serve solo magari la curiosità a scoprire cose nuove e l'interesse a voler fare realmente qualcosa insieme, a prescindere dal cappello politico, dal merito che è necessario, insomma, che poi magari è la seconda faccia della medaglia di alcuni progetti. Quindi questa è la mia provocazione, diciamo. Provocazione che per l'Italia è intensa, fare rete sicuramente, Giulia, e non guardare al turismo per guardare al futuro del turismo, molto interessante. Rita, abbiamo raggiunto la nostra... Sì, allora io intanto ringrazio tantissimo tutti i partecipanti, in particolare ovviamente Elena e l'associazione Startup Turismo che sta diciamo collaborando e partecipando a questi nostri seminari. È bello vedere così come
è il titolo delle nostre trasmissioni, cioè protagonisti e territori, i territori diversi che ci sono in Italia e i protagonisti che lavorano non solo per i loro territori, sui quali ovviamente hanno rete, collaborazione, ma in realtà per un sistema di relazione che va oltre le proprie propri, diciamo, limiti regionali, se vogliamo così chiamarli. Quindi è proprio bello vedere questi, siamo sparpagliati dovunque e nello stesso tempo stiamo cercando di fare qualcosa insieme, come diceva giustamente Giulia, la ruota c'è. E io dico, la ruota c'è bisogno di qualcuno che spinga. Grazie ancora a tutti. Grazie a te. Ricordo che le puntate di Protagonisti e Territori continuano. Grazie ancora e buon pomeriggio. Grazie a voi, arrivederci. Ciao.